La nobile storia di Camerino incontra il ciclismo e diventa subito una bella storia da raccontare, come quella nata dall'amicizia tra Luca Messina e Carmine Mazzoccoli. Un fatto accaduto qui alla Gran Fondo un paio d'anni fa, durante il quale un ragazzo è caduto e purtroppo tra i 1000 partecipanti sono stato l'unico che si è fermato a prestargli soccorso. E da quel giorno è nata un'amicizia, un ragazzo residente a Reggio Emilia, e da lì è nata questa idea di creare questo premio per tentare di dare una mano, un aiuto a questa associazione Raffaello. Il premio si chiama appunto Premio Raffaello, verrà consegnato al ciclista più giovane che concluderà il percorso. L'associazione Raffaello è nata circa 8 anni fa in seguito ad un gravissimo dolore, la perdita di mio figlio Raffaello, che ho perso a causa di un tumore. Mi piace sempre ricordare che l'associazione Raffaello è una storia d'amore che inizia con la nascita di Raffaello e non termina con la morte di Raffaello, ma da lì inizia un percorso nuovo, un'altra storia d'amore. La 7ª edizione della Terre dei Varano prende forma fin dalla vigilia, seguendo i tratti di lealtà e disponibilità voluti dall'Avis Frecce Azzurre e in primis dal patron della Gran Fondo, Sandro Santacchi. Così, mentre vanno a termine le operazioni di iscrizioni e di ritiro dei pacchi gara, in Piazzale della Vittoria si avvia la mini Terra dei Varano, una gincana per bambini aperta anche ai non tesserati, organizzata dalla Junior Matelica. Il giorno dopo tocca ai grandi, intesi come ciclisti adulti, ma anche grandi come i grandi numeri che la Gran Fondo di Camerino colleziona nell'edizione 2015. Raggiungendo il numero record delle 1400 iscrizioni, per partecipare alla prova valida anche per il Marche Marathon, per il Circuito dei Due Mari e per il Romagna Challenge. Numeri che fanno inorgoglire anche l'amministrazione comunale di Camerino, da sempre vicina alla Gran Fondo. Oggi ci troviamo ad avere una grande manifestazione, una manifestazione da record. 1400 partecipanti che sfileranno per le nostre strade e per i nostri paesaggi. Quindi ormai la Gran Fondo non è soltanto una corsa di Camerino, ma una corsa del territorio che collega tutti i vari comuni che percorre con grandi fatiche, grandi salite e bellissimi paesaggi. La Gran Fondo Terre dei Varano ha la bella caratteristica delle partenze distanziate di mezz'ora per affrontare separatamente i due diversi percorsi di gara. La Medio Fondo di 84 km, incentrata sulle salite di Sant'Ilario e Monastero, e la vera e propria Gran Fondo di 134 km, che ha nell'ascesa ai 1455 metri del Sasso Tetto un punto focale di quelli che vanno evidenziati sul manubrio della bicicletta. Viste con l'occhio mobile del drone, le griglie di partenza offrono uno spettacolo dentro lo spettacolo. E pensare che questa moltitudine di maglie schierate al via alle ore 9 rappresenta soltanto quella metà circa di iscritti decisi ad affrontare il tracciato più lungo. Ma al di là dei grandi numeri, c'è anche chi preferisce farsi tutto il percorso in solitaria. E appena terminate le partenze singole, dette anche alla francese, resta appena il tempo a Sandro Santacchi per fare le ultime raccomandazioni e poi arriva il momento tanto atteso del via. Un saluto a tutti voi con l'augurio di che possiate divertirvi sempre con attenzione e cercando di seguire tutte quelle che saranno le indicazioni del personale che troverete lungo il percorso. I chilometri della Gran Fondo vanno via tranquilli, del resto ci sarà tempo per affrontare il caldo
e le fatiche della salita del Sasso Tetto. Ora per i ragazzi del gruppo è il momento di pedalare in tranquillità tra scorci paesaggistici di una bellezza raffinata. Intanto a Camerino Luca Panichi, storico testimonial della Gran Fondo Terre dei Varano, inizia la sua particolare sfida all'asfalto e al caldo. Gran bella prova e gran bel personaggio. Su stimolo di Sandro abbiamo deciso non di scalarci Sasso Tetto, che è stata sempre una condivisione con gli atleti, ma mi sono sempre mancate le partenze e gli arrivi dei corridori, quindi oggi abbiamo deciso di far vivere il mio essere testimonial condividendo sia la partenza che l'arrivo e dunque modificando la mia scalata, e mi sono fatto un percorso di lunga gittata ritornando su da Sfercia per Camerino e ho fatto comunque un bellissimo allenamento. Le 9.30 si avvicinano e si avvicina anche il momento della partenza ufficiosa della Mediofondo. E quando si abbassa la bandiera a scacchi, subito si sgomita per guadagnare le posizioni di testa, approfittando del tratto ad andatura controllata che porta il gruppo fuori dalla città di Camerino. E dai primi chilometri si capisce che la Mediofondo della Terra dei Varano non avrà un istante di tranquillità agonistica. La squadra delle Frecce Rosse di Rimini manda in avascoperta Daniele Volpe. Il suo compito non è quello di arrivare all'arrivo, ma allo scopo di portar fuori dalle maglie strette del gruppo gli atleti in grado di fare la corsa. Così Volpe stringe i denti e riesce a rendere la corsa dura fino all'attacco della salita di Sant'Ilario. Lì c'è il primo appuntamento con la scrematura delle forze in campo. E sui primi tornanti del Sant'Ilario il gruppo si ricompatta, ma solo per pochi istanti. Poi inizia la corsa vera. La prima coppia che va via è quella composta da Orazio Falconi e da Samuele Scotini. Dietro al tandem di testa si stacca un terzetto ben assortito e soprattutto molto agguerrito, anche per via della presenza della maglia iridata di Alfonso Derrico. A fianco del campione del mondo viaggiano Luigi Di Guida e Omar Pierotti. Prima dello scollino del Sant'Ilario, i cinque di testa si riuniscono in un gruppetto affiatato. Nel tratto che separa le due salite principali si agita anche il gruppone, dal quale vadono a più riprese alcuni elementi di spicco. Il primo è il numero 2, Cristian Pazzini, anche lui delle Frecce Rosse di Rimini, seguito a poca distanza dalla Faentino Silver Lazzari, che a sua volta viene braccato dall'altra Freccia Rossa riminese, Moreno Giulianelli. Nel giro di pochi chilometri, in testa alla corsa, si compatta un gruppetto di 8 elementi, ovvero Derrico, Pierotti, Scotini, Falconi, Giulianelli, Lazzari, Pazzini e Di Guida. Proprio Di Guida, che non ha la stazza del discesista, evidenzia qualche difficoltà scendendo verso il lago di Fiastra. Di Guida perde contatto nei tornanti più stretti ed è costretto a faticare non poco nel tratto di pianura prima di riuscire ad agguantare nuovamente le ruote dei battistrada. 2 minuti e mezzo è il tempo che separa gli 8 battistrada dal gruppo degli inseguitori, che però nel frattempo si è messo a tirare di buona lena. E gli ultimi 100 metri sono quelli che proiettano la maglia iridata del foggiano Alfonso Derrico verso il trionfo in Piazzale della Vittoria. Al secondo posto si piazza Samuele Scotini della Ciclicopparo. Terzo arriva Cristian Pazzini delle Frecce Rosse di Rimini. Derrico si aggiudica così il trofeo Alberto Pennesi riservato al vincitore della Mediofondo.
In campo femminile, la mediofondo delle Terre dei Varano vede trionfare la riminese Deborah Morri della Medinox davanti a Lorena Zangheri e a Lorena Nuova Pizzica. Finalmente sono che ha fatto palo proprio, se ne sono fatta. Mentre a Camerino vanno in scena le premiazioni della mediofondo, iniziano le prime scaramucce tra i protagonisti della Gran Fondo. All'attacco della salita di Sant'Ilario, il gruppo che si intravede sullo sfondo mostra chiaramente di voler tenere ancora sotto tiro i fuggitivi. Vari e numerosi i tentativi di fuga che si susseguono mentre la corsa si avvicina all'appuntamento clou con la salita di Sassotetto che sarà attaccata dalla parte di Sarnano. E infatti al passaggio dentro l'abitato di Sarnano il gruppo è praticamente compatto. Le cose cambiano quando si comincia a salire verso i 1455 metri di altitudine del passo. Il gruppo si stira e si allunga in una sterminata fila indiana che disegna i tornanti del Sassotetto. Davanti invece si muovono i migliori. Il primo a prendere il largo è Jarno Calcagni della Bikers Racing Team. Al suo inseguimento si pone Emanuele Poeta del Ponte Cycling Team. I due si intravedono tra un tornante e l'altro, ma alle loro spalle risale a gran velocità l'accoppiata della Cicli Copparo composta da Luciano Mencaroni e da Alessandro Bertuola. I due compagni di squadra saltano agevolmente Emanuele Poeta e si mettono subito all'inseguimento di Jarno Calcagni. Prima di metà salita il ricongiungimento con il fuggitivo è completato. A questo punto Calcagni prova a liberarsi della morsa della Cicli Copparo mettendo in atto un forcing a cui resiste solo il bravo Mencaroni che ovviamente si mette passivo alla sua ruota. Intanto Bertuola decide di salire con il suo passo, restando sempre intorno ai 20 secondi di ritardo dalla coppia di testa. In cima al Sassotetto transita per primo Calcagni, sempre incollato alla sua ruota Mencaroni, mentre Bertuola scollina distanziato di 25 secondi. In vetta alla montagna soffia molto forte un vento favorevole alla marcia dei corridori che per un giorno riesce a rendere meno aspra l'ascesa verso il Sassotetto anche a coloro che non mirano alle posizioni di testa. Lungo la discesa Jarno Calcagni fora una gomma ma la coppia della Cicli Copparo decide cavallerescamente di attendere il compagno di fuga. Si arriva così ai piedi dell'ultima asperità di giornata che porta al traguardo di Camerino. Quando mancano 5 km all'arrivo, iniziano gli scatti a ripetizione che fanno parte della strategia di gara dei due uomini in maglia giallo-nera. Il primo scatto è di Mencaroni, al quale Calcagni risponde senza dannarsi troppo l'anima. Poi tocca a Bertuola, questa volta il bravo Jarno è costretto a fare un fuorigiri per annullare la distanza. Così per Mencaroni è un gioco da ragazzi pigiare ancora una volta sull'acceleratore e guadagnare una decina di metri. Inizia una cavalcata estenuante per l'atleta della Cicli Copparo che si volta ogni tanto per controllare il vantaggio che resta sempre contenuto in una manciata di secondi. Per Mencaroni il sapore della vittoria inizia a farsi più intenso solo ai 200 metri quando comincia a pregustare il meritato e trionfale passaggio a braccia alzate
sotto il traguardo collocato all'inizio di Piazzale della Vittoria. Con la vittoria nella Gran Fondo Terre dei Varano, Luciano Mincheroni si aggiudica sia il trofeo Francesco Gentili che il trofeo Mario Drago, riservato al primo classificato della cronoscalata Sarnano-Sassotetto. Anche io ero un attimino, cominciavo a essere un po' in affanno, sono stati più duri gli ultimi 2 chilometri che l'intero Sassotetto per me oggi. E diciamo è andata bene, anche perché di dietro Jarno probabilmente anche lui con le gambe era un pochino stanco, perché ha fatto un bel forcing sul Sassotetto, e Alessandro era sulla sua ruota che controllava, quindi a noi la corsa si era messa abbastanza bene nella parte finale. L'ore di Alina Cairo trionfa in campo femminile. Alle spalle della campionessa italiana si piazza nella Gran Fondo riservata alle donne Maria Cristina Prati, del team del capitano. Il terzo posto va a Manuela Lazzeri della Roma Ciclismo. Mentre le mani esperte dei massaggiatori provano a togliere le tracce della fatica dalle gambe dei corridori, sul palco di Camerino si susseguono con ritmo incalzante le premiazioni. Alla fine Sandro Santacchi sfodera il sorriso di chi è consapevole di aver guidato senza sbavature una poderosa macchina organizzativa che mette insieme la passione di centinaia di persone. Questo successo che c'è stato di partecipanti ci onora e ci rende orgogliosi. Però quando, come adesso, siamo arrivati alla fine e magari incominciamo a tirare le somme di tutto quello che è stato questa giornata, a questa soddisfazione si aggiunge la soddisfazione di una giornata stupenda, di vedere tutti i partecipanti soddisfatti e di aver, quindi quello ci ripaga di quello che magari è costato alla nostra associazione, alla nostra società che sono le Frecce Azzurre, tanto e tanto lavoro, però ecco, perlomeno siamo arrivati alla fine e tutti sembrano soddisfatti. Appuntamento a Camerino 2023.